La Guardia di Finanza ha innalzato il livello di attenzione per tutelare in maniera più efficace le risorse dello Stato. Nel 2012 le Fiamme Gialle hanno scoperto frodi ai finanziamenti comunitari e nazionali e danni erariali per un totale di 6 miliardi e mezzo. Complessivamente sono stati 1.431 i controlli per verificare i danni all'erario dello Stato effettuati dalla GDF su iniziativa e per conto della Corte dei Conti. Oltre 5 miliardi danni accertati quanto alle frodi ai finanziamenti nazionali e dell'Unione Europea. Sono state aperte 2.800 indagini che hanno consentito di scoprire oltre 1 miliardo di fondi pubblici percepiti indebitamente. I truffatori denunciati nel 2012, ai quali sono stati sequestrati beni mobili, immobili, valuta e conti correnti per un totale di 348 milioni, sono stati oltre 4.600. Nell'ambito dei controlli effettuati sono stati scoperti in tutta Italia circa 3.500 falsi poveri che hanno beneficiato, senza averne titolo, di prestazioni sociali agevolate come l'accesso ad asili nido ed ad altri servizi per l'infanzia, la riduzione del costo delle mense scolastiche, buoni libro e borse di studio per studenti, servizi sociosanitari a domicilio. Le frodi previdenziali ed assistenziali sono costate invece alle casse dello Stato 103 milioni e hanno portato alla denuncia di 9.632 persone, fondi che sono andati ai 1.047 falsi invalidi e ai 3.297 falsi braccianti agricoli o sono stati spesi per pagare la pensione a soggetti morti da tempo, gli assegni sociali ed altre tipologie di sostegno. Quanto alle truffe al Servizio Sanitario Nazionale, è stato accertato un danno all'erario di 72 milioni. Infine, gli uomini della Guardia di Finanza hanno effettuato quasi 1.000 verifiche tra i dipendenti pubblici, segnalandone 1.274 per incompatibilità o doppio lavoro. Complessivamente sono state erogate sanzioni per 15 milioni. Il matrimonio è un diritto di tutti, è lo slogan che ha accompagnato la manifestazione in favore dei matrimoni egualitari. Il sit-in organizzato in Piazza Farnese dinanzi alla sede dell'ambasciata francese si è svolto in contemporanea con la manifestazione parigina intitolata Mariage pour tous, nata per sostenere la legge francese sul diritto al matrimonio esteso a tutti. Gli organizzatori dell'evento si sono detti sempre più determinati a far valere i propri diritti e fare da supporto ai manifestanti francesi, protagonisti di una nuova stagione di diritti. Come nel resto di Europa, con un governo socialista come quello di Hollande, ma anche con un governo conservatore come quello di Cameron, che stanno per aprire l'istituto del matrimonio anche alle coppie omosessuali. Solo l'Italia continua a essere vergognosamente indietro. Vogliamo essere pienamente in Europa, non solo per l'austerity, ma anche per i diritti. Intanto a Parigi corteo in favore delle nozze e delle adozioni gay. Balletto di cifre sul numero dei partecipanti. Gli organizzatori hanno detto ai megafoni di essere vicino al milione. Mentre la destra ha parlato di flop e il sito online di Le Figaro ha dato la cifra di 120.000. Due settimane fa, per la manifestazione dei contrari, la polizia aveva dato la cifra di 340.000 persone, gli organizzatori di 800.000. Dopo il fuoco, ora è l'acqua il pericolo numero uno in Australia. Vaste aree del Queensland sono infatti alle prese con piogge, torrenziali e inondazioni. Tre le vittime, numerosi dispersi. Oltre 300 mm di pioggia sono caduti in 24 ore e più di 230.000 case ed esercizi commerciali sono senza elettricità. Causa di tutto il ciclone Oswald, che ora sta spostando la sua forza verso sud. Il maltempo ha raggiunto il Nuovo Galles del Sud ed è previsto che arrivi nei prossimi giorni anche a Sydney. Ma ora l'attenzione è focalizzata su Brisbane, dove sono a rischio circa 5.000 tra case e terreni, e su Bundaberg, che in attesa della più grave inondazione della sua storia ha già emesso ordini di evacuazione in diverse zone. Inondazioni sono previste anche a Gympie, rimasta isolata, Ipswich e nella valle del fiume Lockyer, epicentro delle devastanti inondazioni di 2 anni fa. Nel frattempo il primo ministro australiano Julia Gillard ha detto che l'intero paese in questo momento è messo alla prova dalla natura, ma siamo una nazione forte ed intelligente, insieme ce la faremo, ha aggiunto. E a Mululaba intanto ci si è messa anche la schiuma. Il fenomeno infatti provocato dal maltempo si è riversato dal mare sulla terraferma, ricoprendo spiagge e strade fino anche a 3 metri di altezza. Un divertimento per turisti e residenti che non hanno perso l'occasione di giocare un po'. E di almeno 245 morti, in gran parte giovani e giovanissimi, il bilancio dell'incendio che la notte scorsa ha distrutto una discoteca nel sud del Brasile, a Santa Maria. La tragedia è avvenuta alle 2 del mattino al Kiss, un nightclub sempre affollato che al momento dell'incendio ospitava circa 2.000 persone. Ieri era in programma l'esibizione di 2 gruppi musicali e un'esibizione pirotecnica che sarebbe stata la causa della carneficina. Un bengala sparato durante lo spettacolo con i fuochi d'artificio ha colpito il soffitto della discoteca, appiccando le fiamme a un materiale di plastica usato per l'isolamento acustico e seminando il panico nel pubblico.
Le fiamme violentissime sono state domate dai vigili del fuoco solo dopo 3 ore. La maggior parte delle vittime è morta per asfissia o travolta dalla folla che cercava di fuggire dal locale. L'incendio della notte scorsa è il secondo più grave registrato nel paese sudamericano per proporzioni e numero di vittime. Nella memoria dei brasiliani è ancora scolpita la tragedia del circo nordamericano del 1961, quando morirono più di 500 persone per un rogo. Quanto alle stragi avvenute in discoteca, nel dopoguerra si conta un solo caso al mondo con un numero di vittime superiore a quello registrato a Santa Maria. In Cina, il 25 dicembre 2000, quando i morti censiti furono alla fine più di 300. Per 3 giorni Roma si fa passerella dell'Haute Couture per la 21ª edizione di Alta Roma Alta Moda, curata da Silvia Venturini Fendi. Oltre alle maison storiche da Gattinoni a Renato Balestra, ci sono anche nuovi protagonisti. Tra questi il brasiliano Del France Ribeiro con la sua donna psichedelica. È bianco e nero e con un spruzzo di colore, vari colori. Vuol dire una donna che oggi è in Italia domani può essere in Cina, una donna che è in Cina può essere in Brasile, una donna che viaggia sempre. È psichedelismo totale, è aggressivissima, ha voglia di graffiare di brutto. I tessuti siamo su Georgette, tessuto laminato fatto apposta, siamo sulla seta e sempre un doppio satin. Le made in Italy per me, il made in Italy è il fare bene. Come si dice, Italian do it better, no? Tutti diciamo. È da un po' che non lo dicono più. Credo che dobbiamo dire più spesso per riempire la testa e capire questo che facciamo e lo facciamo bene. Guest designer Stella Jean, brand partito da Roma, che oggi si sta facendo conoscere a livello mondiale con le sue contaminazioni multietniche. La mia donna è una frequent flyer sicuramente, una donna che ha voglia di non portarsi souvenir dalle vacanze ma pezzi della cultura e impregnarsi nell'anima. Le pettinature richiamano sempre le suddette culture, anche perché io parlo di métissage spesso, ma devo dire che le regioni andine e tutte le popolazioni che le abitano, le donne soprattutto, hanno insegnato a me il métissage. Loro vanno sempre in giro con queste bombette o mezze tube con sotto il foulard. Quale métissage maggiore di questo? Una cultura british molto manish con i loro foulard tipici, con i loro colori tradizionali. Era il 28 gennaio del 1813 quando sui banchi dei librai del Regno Unito approdò la seconda prova di una giovane promettente scrittrice. Il libro si intitolava Orgoglio e pregiudizio e l'autrice, che aveva deciso di pubblicare le sue opere in forma anonima, si chiamava naturalmente Jane Austen. Oggi, 200 anni dopo, quel romanzo resta una pietra miliare della letteratura europea, nonché uno degli affreschi più amati e celebrati dell'Inghilterra del tempo. Un vero e proprio bestseller che in questi 2 secoli, stando ai calcoli della Jane Austen Society, ha venduto oltre 20 milioni di copie nel mondo. E il successo, sia di critica che di pubblico, nonostante gli anni, non accenna a diminuire. She sells incredibly well. Jane Austen vende ancora moltissimo, spiega Ellen Conford della Penguin. Se si guarda i classici, la collana che pubblica gente come Orwell, Shakespeare, Fitzgerald, Dickens, lei è al primo posto. La storia, insomma, ha ampiamente risarcito la scrittrice per il suo relativo anonimato, interrotto solo parzialmente alla vigilia della morte. Ma qual è il segreto dell'appeal sempre verde di Jane Austen? Scrive in modo coinvolgente dei suoi personaggi e così facendo riscuote tanto il favore del pubblico moderno quanto quello del suo tempo, dice Richard Mollet, amministratore delegato dell'Associazione degli Editori Britannici. Il suo lavoro, conclude, è ancora rilevante perché ci permette di immaginare gli equivalenti moderni dei Bennett o dei Dashwood. Una versatilità che ha trovato la sua massima realizzazione nel cinema e nella televisione, dove le opere di Jane Austen sono state adattate innumerevoli volte. E in questo senso Orgoglio e pregiudizio rimane il campione indiscusso. La storia d'amore tra Elizabeth Bennet, Cenerentola ante litteram, e il principe azzurro Mr. Darcy ha infatti spronato registi e attori a produrre trasposizioni sempre più raffinate, che in alcuni casi hanno travalicato il contesto originario, come Matrimonio e pregiudizi, traduzione italiana di quel Bride and Prejudice che strizza l'occhio a Pride and Prejudice, titolo originale del romanzo, per raggiungere uno status davvero postmoderno e globalizzato. È una mostra trattino ricerca con la quale in un certo senso apriamo un'epoca nuova per le biennali del Tinatura.
Comincia un'epoca nuova per le Biennali di Venezia, come spiega il presidente Paolo Baratta durante la presentazione alla stampa della prossima edizione dal 7 giugno al 23 novembre. La kermesse sarà significativamente intitolata Fundamentals e sarà articolata in tre momenti complementari, al padiglione centrale, all'arsenale e nei padiglioni nazionali. Un'esposizione che non punta sui singoli, ma sarà concentrata sulla storia degli ultimi 100 anni, a partire dal 1914, sugli elementi fondanti il fare architettura usati da ogni architetto in ogni epoca e luogo, dal soffitto alla porta. Idealmente, ha detto Rem Koolhaas, curatore della 14ª Mostra Internazionale di Architettura, ci piacerebbe coinvolgere tutti i paesi rappresentati su un unico tema, l'Absorbing Modernity. Indurli a mostrare, ciascuno a modo proprio, il processo di annullamento delle caratteristiche nazionali a favore dell'adozione su scala quasi universale di un singolo linguaggio moderno all'interno di un singolo repertorio di tipologie. Ai padiglioni nazionali la richiesta quindi di fare una sorta di narrazione storica dell'architettura nei rispettivi paesi. L'artista greco Giannis Kounellis inaugura la seconda stagione del progetto Una porta verso l'infinito, primo di una serie di incontri promossi dalla Diocesi di Roma. Pittore, scultore, Kounellis non disdegna alcuna materia, in perenne ricerca di nuove forme espressive, in una visione dell'arte non come estetica ma come creazione proiettata verso l'infinito, fuori dei comuni canoni di bellezza. Io penso che c'è anche l'idea dell'infinito, così. Non finisce avendo una presa dialettica. L'arte non finisce più. A me le cose della bellezza mi spaventa, come l'infinito, no? È evidente bello, no? Perché non è che c'è una legge del bello. La madre di Dürer, che era una signora che era così brutina, però è bellissima. Ho cominciato gli anni 60, ecco, mettendo una cosa di carbone, un quindale di carbone dentro uno spazio pubblico, ecco, però pubblico. Allora ho creato un rapporto speciale con lo spazio, no? Perché lo polarizza lo spazio, e perché così io sono appunto questo artista che è maturato in questa città e riesce a costruire un immaginario e anche arriva in Cina. Dopo la prima manche dello slalom di Kitzbühel pareva il risultato di una gara di altri tempi, quando l'Italia dello sci era la valanga azzurra di Gustav Töni e Pierino Gross. Al comando c'erano infatti il trentino Stefano Gross davanti all'emiliano Giuliano Razzoli e poi sesto ma a soli 38 centesimi l'altoatesino Patrick Thaler. Ma il sogno di un grande risultato azzurro è stato travolto dall'inarrestabile cavalcata dell'eroe di casa, l'austriaco Marcel Hirscher, non a caso leader di Coppa del Mondo al quinto successo stagionale, di cui 4 proprio in slalom. Terzo dopo la prima manche, Marcel è sceso nella seconda lungo la ritmica e funambolesca Gansler, con la sicurezza di chi si mette le mani in tasca per cercare una monetina che sa di trovare. Si è così portato in testa con un vantaggio micidiale di 77 centesimi. Hirscher era terzo dopo la prima manche, dunque dopo di lui Razzoli e Grosso si sono trovati con addosso una pressione incredibile. Non sbagliare in quelle condizioni sarebbe stato praticamente impossibile, un miracolo, ed il miracolo non c'è stato. Così l'austriaco ha vinto in 1:48:34 davanti al tedesco Felix Neureuther e al croato Ivica Kostelic, che si è aggiudicato la combinata. Razzoli è finito quarto, mentre Grosso ha chiuso all'undicesimo posto. La prossima tappa di Coppa del Mondo è lo slalom parallelo di Mosca, ultimo appuntamento prima dei mondiali di Schladming in Austria dal 5 al 17 febbraio. Sul tavolo blu di Melbourne, Novak Djokovic serve il poker. Il tennista serbo, numero uno del ranking mondiale, vince infatti per la quarta volta gli Open d'Australia, la terza consecutiva battendo lo scozzese Andy Murray per 6-7, 7-6, 6-3-6-2 in 3 ore e 40 minuti. Per Nole è il sesto successo in una prova del Grande Slam, visto che si era aggiudicato nel 2011 Wimbledon e gli USA Open. È stata una partita equilibrata fino alla metà del terzo set, quando Djokovic è riuscito a dare la spallata decisiva al match e al suo avversario. Da una situazione di un set pari e 3 pari, il serbo ha firmato un parziale di 12 punti a 3. Una volta vinto il terzo set, Nole infatti non ha dovuto fare altro che mantenere alta la concentrazione, eppure la partita avrebbe potuto prendere un'altra direzione. Quando il primo set si è concluso a favore di Murray, Nole ha accusato il colpo. Sono stati solo pochi minuti che Murray non è riuscito a capitalizzare. Il tie-break, dominato dallo scozzese, ha risolto il primo parziale dopo che le occasioni migliori erano capitate al serbo. Quando Nole si ritrova sotto 0-40 nel suo primo turno di battuta del secondo set, arriva la prima svolta dell'incontro.
Salvando quelle tre palle break consecutive, ha costruito metà del suo trionfo. Murray non avrebbe più avuto l'opportunità di incidere così a fondo nel match. Nel secondo tie break, Murray ha commesso un doppio fallo sul 2-2, permettendo a Djokovic di vincere per 7 punti a 3 e prendere il largo. Lo strappo decisivo arriverà sul 4-3 del terzo set. Murray perde il servizio e Djokovic non si volterà più indietro, tenendo il successivo turno di battuta a 0 e dominando il quarto set.